creato il gruppo ufficiale Telegram del canale, quindi se voi voleste aggiungerlo, basta che cerchiate Shadow Versita oppure basta che clicchiate semplicemente sul link in descrizione. Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Avete per caso delle difficoltà ad affrontare il Grand Prix in illimitato perché voi giocate solo Advanced? Ebbene, oggi io vi voglio proporre un mazzo che sì, serve saper giocare, ma relativamente, che è il Midrange Shadowcraft, che veramente si può fare con una facilità incredibile e di cui ora vi mostrerò subito la lista. Tre bestie del teschio, tre gremori, aspettate che ve la mostro però, come dire, in anteprima. Allora, partiamo dal presupposto che niente, si è caricato in fretta. Tre bestie del teschio, due gremori, tre conversione dell'anima, tre immortale barcollante, tre divorademoni, tre Belanus, tre Andrealfus, tre Lady Grey, tre festa di zombie, tre anello del teschio, due necroassassino, tre principe delle catacombe, una Isha, due soffio di morte e tre Ekton. Che cosa fa questo mazzo? Questo mazzo principalmente mette board, va sopra l'avversario e poi chiude o con Hector o con Gremory oppure con Aisha DT10. Ora vi faccio un attimino vedere delle partite. Come vi ho detto negli scorsi video, Aisha non è proprio fondamentale, però io ce l'ho messa per avere un burst di danno in più. Vediamo un attimo i replay. Allora, di 10 partite nei due, come si chiamano? Nelle due sfide Grand Prix che ho fatto, ne ho vinte 8 su 10. Una l'ho persa perché mi sono trovato contro un mazzo dei chierici che mi ha counterato ogni singola giocata, aveva un amuleto che bandiva ogni difensore, ha giocato solo amuleti e vabbè, è andato anche avanti di top deck, per carità. E che dire, mi bannava tutta la board con un amuleto a 1 che non aveva conto alla rovescia e sti cazzi. Cioè, ce l'aveva il conto alla rovescia, ma se l'era scontato con un altro amuleto. Ma dettagli. L'altra partita l'ho persa contro Legioni Reali, Aggro's Warcraft, partito primo, partito con la mano di Gesù Cristo. Ma allora, io vi mostrerei questa partita contro i Necromanti perché mi sembrava che fosse veramente molto molto interessante. E a prescindere che l'avessi vinta o meno, direi che è veramente molto molto bella. Perché l'ho vinta, secondo me? Perché mi sono giostrato meglio le risorse, ma in realtà anche l'avversario ha giocato bene, devo dire, anche perché altrimenti non ve la starei mostrando. Non capisco perché abbia l'avatar di Street Fighter, perché lo trovo veramente tanto brutto, confronto a Mordecai. Guardate che bello Mordecai. Allora, di questa mano io terrei solo Lady Grey, o forse anche Prince Catacomb. Ah, Prince Catacomb in realtà è molto forte in Mirror Match, perché ci permette di mantenere il board control. Bestia del Teschio è fondamentale, cioè fondamentale, è comunque una partenza T1, che non è male. Ah, quanto la rimpiango questa card. Non ho un T2, molto molto male. Non ho neanche un T3, molto male anche questo. Chiaramente Lady Grey va rimossa. Dicevo, va rimossa, ecco esatto. E devo tirare il prossimo turno, chiaramente, Andrealfus in tempo play. Lui tira Chimera di ossa, il che è malissimo. Qua Andrealfus, però è una bella giocata. L'1-2 va faccia e direi che posso passare. Qui lui mi fa una giocata abbastanza interessante. Strada la Chimera e tira Prince Catacomb. Quindi io qui so di non potermi tradare la 1-2, quindi non poter tirare Lady Grey. Quindi a mia volta faccio Prince Catacomb. Esatto. E gli vado anche a tradare lo scheletro. Quindi rimango in vantaggio board. Però lui ha il punto evoluzione. Chiaramente andrà a devolvere Andrealfus, otterrà una value incredibile da lui, che è come giusto che sia, tra l'altro, e tirerà Mietitore di Ombre. Ora voi direte che me la sarò giocata abbastanza male qua, giusto? Cioè giusto, non la potete ancora vedere, quindi che cosa dico giusto? Vabbè, vedrete subito quale sarà la mia giocata. Top deck di Necroassassino, ottimo. Qui vado a devolvere la 1-1, vado a tradare la 2-2, quella diventa una 5-5, ma io diciamo che vinco il 50-50, quindi sì, ho avuto culo, ho vinto un 50-50 in tutta la mia vita, evviva. Gli vado a togliere quella 5-5 che era veramente molto pericolosa. Mi avrebbe swingato 7 danni il turno dopo e non sarebbe stato veramente molto carino. Probabilmente l'avrei perso se avessi perso questo 50-50. Però lui comunque ha delle belle soluzioni. Questa direi che in particolare è molto molto forte. Qui io dovrei tirare Lady Grey più Anello del Teschio probabilmente, per mettere un pochino di board. Magari qua andare a tradare la 1-1, cioè lo scheletro, in quanto la 1-2 avrebbe spawnato un altro scheletro e fullare la board.
Fortunatamente lui sembra non avere il 6 mana, però ha Gremory. Gremory qua gli permette di swingare danni faccia. Fortunatamente non si attiva l'effetto evoluzione di Andrea Alfus, perché come ben sapete Gremory non fa queste cose. E mi lascia una 3-4 in campo, il che per me è molto positivo. Qui faccio festa di zombie, riempio la mia board, chiaramente traddo Gremory, chiaramente traddo... Cosa sto facendo qua? Traddo la 3-2, chiaramente. No, vado faccia. Ho sprecato un punto evoluzione? Probabilmente sì. Vabbè, ma dettagli. Avrei dovuto fare il trade con la 3-4, ma non ci soffermiamo tanto su questo. Qui lui fa una giocata forte, che è tirare Hector, che mi tradda tutta la board, e mi swinga 5 danni faccia, che non sono affatto pochi. Quindi, in risposta, chiaramente anch'io devo tirare Hector. Vediamo un attimino che cosa sbuca dall'amuleto. Chiaramente il difensore peggiore, ovvero uno zombie che non ha effetto. E qua mi spawnano 3 zombie da Hector. Senza Hector, chiaramente la partita sarebbe stata persa. Qui traddo tutta la board e rimango con un 5-6 e un 4-1, che non sono affatto male. Ora, se lui avesse avuto a sua volta il secondo Hector, sarebbe stato veramente un problema. Bestia del teschio, vediamo che altro ha. Immortale barcollante, non ha Hector. E il terzo Prince Catacomb, che in questo matchup è veramente tanto potente. Qua potrei swingargli 5 danni, ed è quello che farò, perché probabilmente giocherò a soffio di morte, che mi permette di mettere una bella guardia. Qua tiro anche Andrea Alfus, anzi 3 belle guardie. Più che altro qui io ho settato Lethal con Aisha, salvo che lui non si curi. Chiaramente non ho Aisha in mano, avrei dovuto top deckarla, ma dettagli. Poi mi toglio una 2-3, fortunatamente non la 5-6. Però questo Hector mi rompe un po' il culo, perché gli permette di, come dire, curarsi grazie a Lady Grey. Qui secondo Hector non credevo di meritarmelo. Vabbè, in realtà ha pescato tanto, quindi ci sta. Sono io lento a non avere Hector. Qua chiaramente devo giocare la festa di zombie a costo 3 e non 7, perché altrimenti non avrei avuto spazio per fare la combo immortale barcollante e divora demoni. Qua mi setto un po' di board per non so neanche io cosa. Beh, comunque lui a sua volta mette una board interessante. Setto la board per Prince Catacomb, ma in realtà non credo. Vabbè, vado a pescare con Divora Demoni, vedo un attimo cosa avrei pescato. Pesco di nuovo con Divora Demoni e tiro Soffio di Morte, che chiaramente qua era una giocata molto forte. Gli swingo questi danni faccia per di nuovo settare Lethal con la... come si chiama? Aisha, che avrei potuto pescare, ecco. Qua lui comunque... chiaramente gli va sul difensore meno opportuno quella rimozione lì, ma vabbè, sono cose che succedono. Ha avuto un po' di sfiga, però ha pescato veramente tanto, gli rimanevano comunque pochissime carte nel mazzo, 12 in tutto. Qui io cosa posso fare? Potrei tirare Prince Catacomb, Gremory, evolvo tutta la board, gli swingo 8 danni faccia e gli traddo un pezzo. Peccato che qua il ping di Velanus sia andato proprio su Gremory. È una cosa che... Ma in realtà ci sta. Io ho beccato tanti 50-50, quindi va bene così. Lui qua rivela il terzo Hector, o forse me l'ha già giocato il terzo Hector. No, forse ne ha giocati due, non mi ricordo. Tira Velanus, tira Hector, ecco il terzo Hector. Quindi, insomma, non è che abbia pescato proprio malissimo. Mi tradda tutta la board, direi, a sto punto. E rimane con veramente carte molto molto forti. Rimane con 3-4-1 e una 5-6. Quindi a questo punto devo andare a mia volta di Hector e cercare un attimino di traddare. Come traddo? Qua chiaramente traddo la 5-6 e traddo 2-4-2, cioè 2-2-1. E inoltre posso tirare Anello del Teschio e passare. Quindi lui adesso avrebbe avuto Lethal con nulla. Vabbè, no, sì, avrebbe avuto Lethal con il 6 mana 3-3 che guadagna 10-10 con la necromanzia 20. Ora, qui avevo, come dire, due scheletri, quindi avevo Lethal, lui me la toglie perché chiaramente si è aggiunto doppia carta con Fran che tra l'altro io non gioco neanche, e qui dovrei fare Andrea Alfus più conversione dell'anima per... Ma in realtà è meglio Velanus per togliere una 1-1 effettivamente. Però casualmente trovo Lethal con Gremory in top deck, evolvo la mia 1-1, gli faccio 3 danni con lo scheletro in faccia. Bella partita, devo dire, si è giocata molto a fortuna, effettivamente è andata molto
in base ai top deck, ma abbiamo visto anche delle giocate interessanti da entrambe le parti, secondo me. Ora vi faccio vedere un'altra partita, il problema è che non mi ricordo assolutamente quali siano queste. Ah sì, la partita contro il Dragon, che è stata l'ultima che ho fatto. Trovo che sia molto molto interessante, perché ho fatto una giocata finale che mi è piaciuta, che mi è piaciuta molto. Però a quel punto io veramente mi stavo chiedendo se l'avversario avesse avuto un mazzo competitivo o meno, perché ora vi farò vedere che cosa mi ha giocato. Comunque siamo contro Dragon, il problema sono i suoi ramp. Ho bevuto in live. Ma che dire, Aisha io me la terrei a prescindere, perché è un burst di 10 danni. La mano è buona perché c'è Velanus di 2, c'è Lady Grey che è evoluta T4, ha una sua value. E devo pescare chiaramente la 1-2. No, vabbè, tiro Gremory a costo 1 perché mi serviva a board. È una cosa che non faccio mai, è una cosa che non va fatta, ma in questo caso contro Dragon un danno può salvarmi la vita. Tiro Velanus, gli swingo un danno faccia e passo. Più che altro mi serviva a board. Qua lui tira soffio di distruzione, ha veramente una mano eccelsa, devo dire. Qua non posso tirare nient'altro perché voglio avere value con Lady Grey il turno dopo. Quindi mi lascio, come dire, tradare un po' tutto. Qua con 4 mana lui cosa fa? Ramperà? No, ha sprecato solo un mana questo turno, quindi mi è andata anche bene. Qui io tiro la spell, tiro Lady Grey, la evolo per avere board e passo. Aisha non volevo sprecarla, però ora vedremo un attimino cosa ci proporrà. E ci propone Leo Campione. Ora io mi chiedo che cosa ci fa Leo Campione in un mazzo del genere. Qua avrei dovuto direttamente tirare Aisha e tradarlo, però non volevo, volevo tirare Andralfus. In realtà avevo visto sbagliato, avevo calcolato che servivano 5 danni per battere quel Leo Campione. Il problema è che non è chiaramente così. Ha bisogno di 6 danni se attacco con 2 difensori, 5 se attacco solo con 1. Quindi qua devo tirare assolutamente Aisha, tradare quel 5-4 che diventa un 7-5, ma io mi chiedo veramente che cosa ci faccia lui con una carta del genere. Qua evolvo Velanus, gli faccio fuori la 4-5 e con la 2-3 vado faccia. Sono senza evoluzioni, ho giocato male, me ne rendo conto. Avrei potuto veramente gestire quel Leo Campione molto meglio, ma così non è stato. Prossimo turno ho un Hector forte, direi, e lui mi tira un'altra guardia. Ora, non so veramente se l'avversario sapesse giocare, cioè se il suo mazzo fosse competitivo o meno, perché io veramente, trovandomi contro Leo Campione, ho pensato che fosse un nabbo, perché chi è che gioca una carta del genere? Comunque questo Hector mi ha parecchio salvato la vita. Adesso lui comunque mi continua a far danni grazie a quella 7-7 con guardia, che è veramente molto forte, mi tradda tutto, però è senza carta in mano, il che per me è un vantaggio anche abbastanza grosso. Qua devo tirare festa di zombie per avere board e passare. Non ha senso fare conversione dell'anima, perché avrei avuto molti danni tutto dopo. Qui vabbè, sicura, mi fa danni, swinga anche faccia con quella 2-2 e va bene. Qua io avrei voluto, sinceramente, ne avrei swingato più danni. Qua faccio semplicemente il trade, mi spawno due zombie, sì, faccio il trade sulla 1-3 e poi swingo anche 8 danni faccia. Questa board è molto interessante, vabbè, utilizzo una conversione dell'anima perché a quel punto non aveva senso lasciare quella 2-1 in campo. Comunque ho pescato una 1-2 da tirare in tempo. Qui lui cosa fa? Tira una guardia gigante e mi tradda Hector. A me andava benissimo questa giocata perché ora vi faccio vedere la play. Cioè la play, l'unico modo che avevo per ottenere l'Ital quantomeno. Vedete? Ora trovatemi una maniera alternativa per avere l'Ital in questo modo e swingargli questi 9 danni in faccia. Credo non ce ne fossero. A me è piaciuta veramente tanto questa giocata finale che ho fatto. Ci sono stato, non dico parecchio, ma ci sono stato un po' a vedere in che modo avrei potuto ottenere vita. Sapevo che con Gremory c'era un modo. Ma che dire, quindi per questo video è tutto. Io vi consiglio di usarlo per questo evento Grand Prix in Unlimited. Spero che si carichi, ve lo mostro ancora una volta qua. Cosa c'entra il puppet? Dicevo, ve lo mostro ancora una volta qua.
Ci mi sta mettendo veramente tanto a caricarsi. Ok, eccolo qua, il nostro bellissimo Midrange Shadowcraft. Vi ripeto, se non siete molto avvezzi alla Unlimited, ma comunque volete farmare gold, come dire, per comprarvi i pacchetti della nuova espansione, vi consiglio veramente di utilizzare questo mazzo. Tanto Hector più o meno sono delle carte che abbiamo avuto tutti, perché si è giocato per talmente tanto tempo, praticamente da quando è uscito, ovvero in Tempest of the Gods. Sì, Tempest of the Gods. O forse si chiama in altro modo, scusate. Tempest of the Gods, perfetto. Dicevo, si è giocato praticamente da quando è uscito a quando è ruotato via. È anche stato nerfato e comunque è stato giocato. Pensate un po' quanto è forte quella carta. Gremory è una carta che ora si sta giocando assolutamente tre copie nell'Arcus Shadowcraft, quindi è una carta che voi dovrete avere. Ayesha forse è l'unica che potreste non avere, ma comunque anche lei si è giocata per un bel periodo. Ma che dire, per questo video è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo. Ciao ragazzi! E viva Cristo!